Oggi abbiamo fatto un giro con dei tecnici all'interno del Dipartimento Urbanistica, una situazione agghiacciante, file interminabili, uffici che non funzionano, il primo piano è completamente interdetto, la questione delle affrancazioni non procede, vi ricordate che sono anni che se ne parlano, ancora non è stata trovata una soluzione. Per quanto riguarda gli altri lavori, tanti tecnici lavorano le pratiche, ma dopodiché è stata istituita una sorta di commissione che poi assomiglia più a un Comintern che ricorda l'Unione Sovietica, che boccia poi qualsiasi pratica lasciando tecnici disperati, famiglie che non riescono a fare neanche i più piccoli lavori dentro casa e tutto questo accade nel completo disinteresse dell'amministrazione, che in realtà ha scambiato la legalità per bloccare tutto. Non hanno risolto alcun problema nella città, ma semplicemente hanno bloccato qualsiasi lavoro e chiunque è un tecnico, chiunque ha avuto a che fare col Dipartimento Urbanistica lo sa bene, qualsiasi lavoro è stato bloccato, dai permessi a costruire alle semplici scie, non va più avanti un lavoro. Dentro ci sono file interminabili di tecnici costretti a pietire magari per una semplice consulenza o non per risolvere un problema, ma per parlare. Sulle affrancazioni abbiamo presentato tantissime proposte, l'amministrazione non le ha prese in considerazione neanche una. Per quanto riguarda tutte le cubature ferme, il vero obiettivo sarebbe rivedere il piano regolatore, fatto follemente l'ultima volta dal sindaco Veltroni, ma siccome non sono in grado, si limitano a bloccare qualsiasi lavoro, lasciando quindi tecnici, piccoli tecnici, non i grandi studi, senza lavoro, purtroppo poi portando avanti quello che volevano combattere. I grandi riescono comunque a far lavorare le proprie pratiche, i piccolini non ci riescono. Domani ci dovrebbe essere un sit-in da parte dei tecnici, sia domani che lunedì, esasperati da questa situazione, non li ascolta nessuno. La commissione urbanistica è ferma, l'assessore Montuori è un assessore in realtà ombra, non esiste anche da parte del sindaco, del vice sindaco, nessuna iniziativa sui lavori da intraprendere. Siamo veramente stanchi e il rischio è che il nuovo patto di potere PD 5 Stelle, che eliminerà a Roma anche questa opposizione, perché ormai sono un'unica maggioranza come lo sono alla Regione Lazio, consenta a Virginia Raggi di fare ancora di più quello che vuole e di distruggere quello poi che era il motore della città e lo è in qualsiasi economia, l'edilizia, che ad oggi è completamente ferma. Grazie.